Ciao a tutti, vi racconto degli ultimi criminali del Terzo Reich, scovati dai cacciatori di nazisti, portati a processo, anche se novantenni, e condannati. Quasi tutti loro sono morti in questi ultimi anni. Lascerò la parola ai giornalisti, proponendovi un collage di video e immagini che secondo me rendono meglio l'idea. La Croce dell'Ordine al Merito, il più alto riconoscimento della Germania, è stato attribuito ai coniugi Serge e Beate Klarsfeld, che hanno passato 40 anni a dare la caccia ai criminali nazisti. I Klarsfeld hanno creato un database di bambini ebrei deportati e hanno contribuito alla cattura del macellaio di Lione, Klaus Barbie. Il più famoso cacciatore di nazisti in assoluto è stato decisamente lui, Simon Wiesenthal, che visse in prima persona la prigionia in più campi di concentramento e che dedicò la sua vita alla ricerca spasmodica dei criminali nazisti fuggiti in America del Sud e negli Stati Uniti. Fra i successi principali di Wiesenthal va certamente annoverata l'importantissima collaborazione che portò alla cattura rocambolesca di Adolf Eichmann, a cui ho dedicato un video apposito. Stessa cosa avvenne pur di portare alla sbarra Ermina Braunstein, la sadica e maligna guardia di Ravensbrück e di Majdanek. Wiesenthal non le dette tregua e la scovò nel quartiere Queens di New York. C'ho un mio video anche per lei. Fui liberato il 5 maggio del 1945 dal mio ultimo lager, Mauthausen, dall'esercito americano. Ero uno scheletro. Pesavo 44 kg. Sapevo che nessuno dei miei era più in vita. Molto più tardi seppi che solo mia moglie era sopravvissuta. Allora mi dissi: non posso più far niente per i vivi. Devo vivere per quelli che non ci sono più. Non lontano da quella piazza, dove ancora risuonano gli Osanna Hitler, al numero 6 di Salzstorgasse, al secondo piano di un edificio anonimo, piccolo borghese, dalla facciata grigiastra come tante case di Vienna, c'è l'Ufficio della Memoria, il centro di documentazione ebraica, diretto da sempre da Simon Wiesenthal. Ha mai avuto paura in questi 40 anni di essere fatto fuori? Naturalmente ci sono state persone che volevano eliminarmi. Abbiamo 8 o 9 fascicoli pieni di lettere minatorie. I nostri numeri telefonici non sono conosciuti pubblicamente e naturalmente ci sono stati degli attentati. Io personalmente ho poliziotti davanti alla porta dell'ufficio e davanti a casa. 2 anni fa, in giugno, ci fu una bomba a casa mia. Erano convinti, penso, che eliminandoci con un attentato potevano compiere un atto eroico. Ma mi sono detto: sono scampato a Hitler, sono scampato ad Eichmann, e 2 sono le cose che mi aiutano nel mio lavoro. Non provo odio e non ho paura. It's a very frustrating job, no question. It's really something that tears your guts out when someone who you know is guilty, for example, is acquitted. And there's also the cases of the people who die. I had a case of Laszlo Chattery, who helped deport 15,000 Jews from Košice. La morte di Chattery non cancella i suoi crimini. Questa è la reazione del Centro Wiesenthal per i diritti umani degli ebrei, che nel 2012 portò alla fine della sua latitanza. Laszlo Chattery, sospetto criminale nazista, fu per anni tra i più ricercati al mondo. È morto sabato a 98 anni a Budapest per una polmonite, prima del processo che lo avrebbe giudicato per crimini contro l'umanità. Era stato accusato a giugno in Ungheria in relazione al suo ruolo nella deportazione di circa 15.700 ebrei dal ghetto di Košice, nell'allora Cecoslovacchia, al campo di Auschwitz. Non se n'è andato in modo tradizionale, dice questo rabbino a Budapest. Era un uomo perseguitato, una persona che ha affrontato il giudizio prima della morte.
Il direttore della Federazione delle Comunità Ebraiche in Ungheria non ammette il perdono. Alois Brunner, uno dei più ricercati criminali nazisti, sarebbe morto in Siria, dove aveva trovato rifugio. Ad affermarlo è Efraim Zuroff, il direttore del centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme. La notizia si basa su informazioni ottenute da un ex agente dei servizi segreti. Brunner era considerato responsabile della deportazione di quasi 130.000 ebrei. Il tempo cancella molte cose, ma non annulla la memoria di chi vuole ricordare, ed è con questo spirito che a 75 anni dalla fine della guerra si è chiuso con una condanna del Tribunale di Amburgo il processo all'ex guardia delle SS del campo di concentramento di Stutthof. La corte della città anseatica ha riconosciuto Bruno Dei, all'epoca dei fatti un ragazzo di 17 anni e oggi anziano 93enne, colpevole di aver contribuito con la sua attività di vigilanza alla morte di 5.232 persone nel campo di concentramento nazista nei pressi di Danzica. La pena a 2 anni di reclusione, comminata secondo la giurisdizione che si applica ai minorenni, sarà scontata in libertà vigilata vista l'età dell'imputato. Una decisione duramente contestata però dal centro Wiesenthal di Gerusalemme, che ha parlato di un insulto ai sopravvissuti. Al termine di un processo durato ben 44 udienze, l'imputato lunedì scorso aveva preso la parola: «Oggi mi vorrei scusare con quelli che hanno dovuto affrontare questo inferno di follia e con i loro familiari», aveva detto prima della ringa finale dell'avvocato difensore. È stato condannato a 4 anni Oskar Gröning, forse l'ultimo nazista che abbia avuto un ruolo attivo nell'Olocausto, sebbene non sembra abbia mai ucciso personalmente nessuno. La sentenza è stata letta nell'aula di un tribunale ricavato in una piccola sala per le riunioni a Lüneburg, nel nord della Germania. L'uomo ha 94 anni, poiché aveva lavorato in precedenza per una banca. Il suo compito ad Auschwitz era quello di gestire i beni tolti ai deportati, prima che questi venissero uccisi. In particolare il denaro. Per questo è stato chiamato il contabile di Auschwitz. La pena inflitta supera la richiesta del pubblico ministero, che per Gröning puntava a una condanna di 3 anni e mezzo con un condono di 22 mesi per precedenti mancanze della giustizia tedesca. Considerate le condizioni di salute in rapido peggioramento dell'uomo, è però improbabile che sconti la condanna. Era il quarto sulla lista dei massimi ricercati per crimini contro l'umanità durante il Terzo Reich, secondo il centro Simon Wiesenthal. Hans Lipschitz, 93 anni, è stato arrestato a Aalen, in Baden-Württemberg. Sarebbe stato uno dei guardiani di Auschwitz. L'accusato sostiene invece di avervi lavorato come semplice cuoco. Una condanna a 5 anni contro l'ex guardia del campo di concentramento di Auschwitz chiude uno degli ultimi processi legati all'Olocausto.
Reinhold Dunning, 94 anni, è stato giudicato dalla corte di Detmold nella Germania nord-occidentale per la morte di 170.000 prigionieri, la maggior parte dei quali ebrei. Nel corso del processo sono stati ascoltati 57 sopravvissuti di Auschwitz e i loro familiari. L'accusa è riuscita a dimostrare che era responsabilità del sergente scegliere quali prigionieri fossero in grado di lavorare e quali invece fossero da mandare direttamente nelle camere a gas. Anning è probabilmente l'ultima persona condannata per le atrocità naziste. Entrato volontariamente nei ranghi delle truppe del regime all'età di 18 anni, è stato il guardiano di Auschwitz fra il 1943 e il 1944 ed era presente al campo durante la cosiddetta Operazione Ungheria, che ha visto la deportazione di 425.000 ebrei ungheresi. Si è presentato discretamente in aula dall'ingresso secondario, evitando così i giovani manifestanti con la stella di David che lo attendevano all'entrata del tribunale. L'ungherese Sándor Kepiro, 97 anni, è accusato di essere uno degli ultimi criminali di guerra nazisti ancora in vita. All'apertura del processo a Budapest ha ribadito la propria innocenza. Sono completamente innocente, ha detto. Sono l'ultimo sopravvissuto. Oltre a me non c'è nessun altro. Sono tutti morti. Efraim Zurov, del centro Simon Wiesenthal, la pensa diversamente. È stato lui a mettere fine alla latitanza di Kepiro. È il più anziano criminale nazista mai finito sotto processo. Il messaggio è importante. Chi commette crimini come questo, anche se sono passati decenni, dovrà vedersela con la giustizia. Fyodor Kovac, sopravvissuto alla strage, è convinto che solo la giustizia porterà un po' di soddisfazione. Kepiro deve essere punito, dice, senza tener conto della sua età. Quello che ha fatto continuerà a creare dolore fino a quando sarà in vita, tanto vale che soffra anche lui. Il massacro delle fosse ardeatine vide l'uccisione di 335 italiani. Responsabili dell'eccidio furono Kappler e Priebke. Mentre però Kappler fu arrestato dagli inglesi, processato e condannato all'ergastolo, Erich Priebke si rifugiò in Argentina e per circa mezzo secolo visse indisturbato con sua moglie in una cittadina ai piedi delle Ande. Nell'aprile del 94, una troupe dell'emittente statunitense ABC, su segnalazione del centro Simon Wiesenthal, riuscì a rintracciarlo e a farlo estradare in Italia nel 95. Fu processato, ma il tribunale militare giudicò il reato estinto, suscitando le proteste dei familiari e delle vittime e lo sdegno da parte dell'opinione pubblica. Dati i suoi 85 anni, fu solo costretto ai domiciliari. Ovunque apparivano cartelli e scritte sui muri. Chi lo onorava, chi lo oltraggiava e lo offendeva, chi gli dava del boia. C'era persino chi prendeva a calci la volante della polizia che lo conduceva al processo. Gruppi di neofascisti lo esaltavano, mentre i parenti delle vittime chiedevano a gran voce che i suoi resti, a morte avvenuta, fossero seppelliti lontano. Erich Priebke è morto all'età di 100 anni, l'11 ottobre del 2013. Venne rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Roma. Era morto serenamente, di vecchiaia, negando fino all'ultimo giorno della sua vita le sue responsabilità per l'eccidio delle fosse ardeatine. Nessun amico per la veglia funebre. Il modesto palazzo grigio rimase presidiato solo da una camionetta dell'esercito. Una morte in solitudine, come quasi sempre, è riservata ai gerarchi nazisti. Perdonatemi, ma io due parole su Kappler le devo proprio aggiungere. A guerra finita fu accusato di aver sottratto 50 kg d'oro ai romani, ma soprattutto dell'eccidio delle fosse ardeatine. Venne chiaramente condannato all'ergastolo, ma riuscì a evadere dall'ospedale dove era ricoverato a causa di un tumore grazie alla moglie. Le autorità italiane raccontavano che la donna si fosse presentata in ospedale con una grossa valigia. Addormentati due carabinieri di guardia e rinchiuso il marito nel bagaglio, lo avrebbe calato dalla finestra e trascinato in una Fiat 132. Nel 2007, in un'intervista rilasciata, lei cambiò versione, affermando che non ci fosse mai stata una valigia. Di sicuro sappiamo che Kappler morì in Germania nel 1978 a 70 anni,
ma per tutto il mondo resta il comandante della Gestapo che ha cercato di fuggire rinchiuso in una valigia. Non è mai troppo tardi per riaprire la caccia ai criminali nazisti. Lo slogan riassume l'iniziativa promossa dal Centro Wiesenthal di Berlino, l'organizzazione che ha stilato la lista degli ex gerarchi più ricercati. Offre ricompense fino a 25.000 euro a chiunque dia informazioni per la cattura di ex nazisti. L'operazione Ultima Possibilità riparte dopo la condanna del boia di Sobibor. Quella sentenza ha aperto un precedente importante perché da oggi basta la presenza in un campo di concentramento per arrivare a una condanna. Qualsiasi persona che ha servito i reparti speciali può essere portata davanti alla giustizia in Germania e se si prova che hanno prestato servizio in un campo sono condannati per omicidio. E non potrei concludere questo video senza rivolgere un pensiero pieno di gratitudine a Simon Wiesenthal. Lo immagino mentre dalla sua osserva, scruta e ci ripete a gran voce: c'è un 2% che non è mai stato catturato. Trovate quei nazisti, ovunque essi siano. Dobbiamo fare giustizia. Riposa in pace, piccolo immenso uomo. Un saluto a tutti. Un abbraccio al prossimo video.